Castelnuovo di Porto, 15-17 settembre 2017, siamo alla 16ª edizione del Meeting AMPAS, un momento importante per incontrare volontari da tutta Italia, per fare le selezioni dei giovani che andranno al contest 2018 in Germania, Danimarca, ragazzi che faranno dei giochi senza frontiere ma dedicati in particolare al pronto soccorso, anche qui nell'ottica, come il meeting di oggi, di contaminare, di condividere, in questo caso a livello italiano e poi a livello europeo, gli ideali dell'AMPAS. Avremo un consiglio nazionale che sarà uno step, un passaggio rispetto all'applicazione e all'attuazione della nuova legislazione nell'ambito del terzo settore, che vede AMPAS già protagonista di quella che è stata la costruzione della facilitazione rispetto alla peculiarità del volontariato nell'ambito sociosanitario italiano e che però dovrà essere esplicitata in nuovi decreti, ma soprattutto una presa d'atto di tutti i nostri volontari rispetto ad aspetti positivi che ci sono nella legge. Un momento sulla protezione civile, AMPAS oltre al quotidiano, l'abbiamo ben visto anche purtroppo l'altro giorno a Livorno con i guai, con la nostra capacità di reagire in sinergia con le istituzioni. Molto spesso ancora c'è un considerare il volontariato come qualcosa, sì, arriva, ci dà una mano, in realtà si tratta di persone esperte, di professionisti, persone che possono effettivamente dare un supporto. Non sta certamente a me dire chi è e che cos'è AMPAS nella colonna mobile regionale. Forse la dimostrazione più bella, la spiegazione più bella è nelle fotografie che abbiamo qui sotto. Commentavo prima come da quelle foto emerge una cosa bellissima: gli occhi dei bambini hanno visto il lavoro dei grandi, guardavano il lavoro dei grandi e hanno spiegato a noi grandi come i bambini ci guardano. Oggi siamo qui al raduno dell'AMPAS con grande piacere, perché l'AMPAS è una delle associazioni nazionali che si dedica maggiormente anche alle attività di protezione civile e per noi è un grande piacere essere qui e assistere alle manifestazioni che sono state organizzate durante questo raduno. Grazie.